Socialista, sono davvero contenta dell'iniziativa per preservare la memoria di Matteotti e di Mazzini. È una proposta presentata dal segretario del PSI Riccardo Nencini come secondo firmatario al Senato. Sono intervenuta due volte in quest'Aula per commemorare Giacomo Matteotti, martire socialista che nel suo ultimo intervento in quest'Aula ebbe il coraggio, lui solo, di contestare le elezioni che avevano visto vittorioso il Partito Fascista. Era il 30 maggio 1924. 10 giorni dopo, il 10 giugno, fu rapito ed ucciso. In quelle occasioni sottolineai che il brutale assassinio fascista fece di Matteotti un eroe, ma paradossalmente fece passare in secondo piano le sue idee e le sue battaglie politiche. I suoi scritti, i suoi discorsi in Parlamento, per lui il luogo centrale di tutta l'azione politica ed il suo pensiero restano tutt'oggi sconosciuti ai più. Oggi questa proposta di legge è volta a colmare questa lacuna. Grazie a questo provvedimento la casa di Matteotti a Frattapolesine diventa monumento nazionale ed il fondo stanziato presso la Presidenza del Consiglio servirà a finanziare i progetti come l'erogazione di borse di studio, la digitalizzazione, il riordino, l'inventario di materiale bibliografico e archivistico, pubblicazioni inedite, iniziative didattiche e formative da svolgersi in collaborazione con il MIUR e coinvolgendo direttamente gli istituti scolastici dell'intero territorio nazionale. E sono lieta che la proposta sia partita dal PD, il partito per una parte, figlio anche di quel PC che non ha mai amato Matteotti, mal digerendo il fatto che il primo eroe dell'antifascismo fu un socialista che non si faceva sovietizzare, un pellegrino del nulla, come lo definì Gramsci. Un'iniziativa che ha dunque il valore di un risarcimento storico, ma rappresenta soprattutto per le giovani generazioni uno stimolo alla conoscenza della bella politica, troppo spesso minata e infangata dal populismo e dai movimenti antipartitici, e alla difesa della democrazia. Oggi più che mai necessarie. Ovviamente voteremo convintamente a favore del provvedimento. Grazie. Grazie, deputata Locatelli. Adesso la parola al deputato Bruno Molea.